Oggi abbiamo organizzato questo convegno su quelle che sono le prospettive dell'applicazione marina dello sfruttamento dell'energia eolica, il famoso eolico offshore, cioè l'installazione di impianti eolici nel mare che, sfruttando le correnti aeree, quindi dei venti marini, consentono di produrre energia in maniera significativa. L'Italia in questo settore è un pochino indietro, tuttavia sta cercando di trovare e di recuperare il tempo perduto grazie all'applicazione di alcune particolari soluzioni ingegneristiche che, per semplificare, consentono di realizzare questi impianti su delle boe galleggianti. Con il nuovo obiettivo che porta a ridurre del 55% le emissioni di anidride carbonica al 2030, occorre uno sforzo aggiuntivo. Sarà una sfida difficile da realizzare, perché in particolare per quanto riguarda l'eolico, il problema dei siti a terra incontra grosse difficoltà. Viceversa, noi abbiamo una condizione con la nuova tecnologia, che è quella dei eolico galleggiante, che è realizzabile anche nel Mediterraneo. Noi di Mare Vivo siamo sicuramente per l'eolico, offshore, per l'eolico in mare, però dobbiamo stare molto attenti che questo non vada a inficiare quello che è la vita sottomarina, ma soprattutto dei grandi cetacei, perché sono animali che hanno un biosonar e quindi un rumore trasmesso attraverso le pale potrebbe dare grande disturbo. Quindi quello che noi chiediamo è che le pale vengano costruite in modo tale che ci sia un impatto minore possibile. Abbiamo promosso questa iniziativa perché la Fondazione Italia Digitale ritiene che non esista transizione energetica senza transizione digitale, e quindi il tema dell'innovability, cioè tutta l'innovazione che riguarda la sostenibilità, deve essere anche il tema della Fondazione Italia Digitale. Il GovTech rappresenta l'ecosistema di tutta l'innovazione intorno alla pubblica amministrazione, e l'Europa, la Banca Mondiale e l'OCSE stanno facendo del GovTech in ESG la produzione principale per rendere i paesi non solo sostenibili ma anche competitivi, attrarre talenti e attrarre investimenti. Quindi come fondazione non potevamo non essere qui e non promuovere questa iniziativa. L'evento ovviamente si concentra sui temi legati alla sostenibilità e l'innovazione a tutto tondo, perché non c'è innovazione senza sostenibilità, siamo arrivati a un punto dove questo non è più prescindibile. Riguardo questi temi abbiamo costruito un position paper con Fondazione Italia Digitale Impatta in Expor, e questo perché stiamo cercando di dare anche un cambio di passo a livello di cultura rispetto a quelle che sono le tematiche legate al GovTech e alle nuove figure professionali che stiamo cercando di inserire dentro la pubblica amministrazione, in particolare una figura che chiamiamo Public Innovation Manager, che è già riconosciuta a livello internazionale, e stiamo cercando di inserirla anche nella PA per gestire processi di innovazione interni. Quello che faccio da sempre è dare l'attenzione su tutto quello che è il regno animale, appunto, sia animali di terra che animali di mare. Molte associazioni mi usano come megafono per dare voce appunto agli animali. Molte volte tocco temi come gli allevamenti intensivi, altri appunto animali del mare, spadare, che adesso sono reti illegali, no? Oppure mi occupo molte volte in Africa, per esempio di recente mi sono occupato per l'avorio con elefanti e rinoceronti. Quello che ho fatto qua è semplicemente uno sguardo che ci interroga a noi, dove c'è una scritta che dice: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra, proprio perché c'è un discorso antropocentrico dove l'uomo è messo sempre un po' al centro dell'attenzione. Sicuramente il Lazio vuole essere protagonista di una stagione di innovazione, sia da un punto di vista finanziario, imprenditoriale, ovviamente anche sociale, e noi abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere grandi risultati soltanto utilizzando molto bene le risorse comunitarie. La nuova programmazione raddoppia letteralmente i fondi per le imprese, per esempio si passa da 1 miliardo a 2 miliardi di euro, quindi si potrà fare tanto anche per le imprese giovani, per le start-up, per la tecnologia, l'innovazione, attirare nuovi talenti, creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Eventi come questi sono fondamentali, perché soltanto nel momento in cui si riesce a mettere a fuoco tutti insieme un argomento, nelle sue sfaccettature si riesce a pensare
delle soluzioni. Sono occasioni per creare dei cantieri, sono occasioni per creare degli incontri. L'incontro che ho fatto io poco fa, per esempio, mi ha dimostrato che persone molto diverse, da chi gestisce miliardi a chi sta inventando una startup, in realtà convergono verso possibili soluzioni. Poi naturalmente metterli davvero insieme, lavorare insieme per un obiettivo che è anche un obiettivo comune, non è facile, ma sono questi eventi che servono. Beh, è un'iniziativa molto importante per noi di InnovApp, che siamo l'associazione italiana che rappresenta l'ecosistema dell'innovazione. Siamo stati invitati e abbiamo partecipato molto volentieri a questa iniziativa che parla dei temi del futuro, della sostenibilità e del futuro del nostro pianeta. E noi, che siamo un'associazione di startup e quindi che rappresentiamo il futuro, non possiamo che trovarci allineati con i valori e le iniziative di questa tre giorni romana. Perché l'Italia ancora è un paese ancora molto legato ai combustibili fossili, perché è da sempre un crocevia importante del gas naturale nel Mediterraneo, ha un comparto tecnologico importante, un'estensione delle reti anche qua è importante, ma soprattutto per il ruolo che ha l'Italia per la dipendenza del gas naturale da confini extraeuropei, ma comunque dall'estero. Quello che si prospetta in questi anni, nei prossimi anni, si prefigura che l'Italia possa diventare l'hub europeo del gas naturale, o perlomeno questo, sì, appunto, l'immagine, la possibilità è questa. Firewall è una disciplina nuova che però si è molto allineata con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in modo particolare il quinto, cioè l'unità, le pari opportunità, gender equality, e poi la sostenibilità. Tutto quello che vedete qua, questo campo, le nostre palle, sono tutte fatte con materiali riciclati. Noi non stampiamo materiale promozionale su carta, è tutto digitale, quindi cerchiamo di essere sostenibili per quanto possibile. È l'unico sport di squadra al mondo dove uomini e donne non solo devono giocare insieme, ma giocano esprimendo lo stesso rendimento atletico in termini relativi. Quindi avere donne in squadra, dice, non è una limitante, anzi. Quindi qui in campo, in Fireball, devi avere sempre, si gioca 7 contro 7, 3 devono sempre appartenere in qualsiasi momento al sesto opposto in ciascuna squadra. Quindi puoi avere o 4 donne e 3 uomini o 3 donne e